Signori, buongiorno, grazie della vostra presenza. Il nostro protocollo prevede che inizialmente si copia l'atto dell'alta bandiera, quindi chiedo a tutti di schierarsi a fronte del tricolore. Quindi. Alpini, attenti, alza bandiera! Di rendere gli onori caduti. In questa circostanza ci sono due luoghi, di fronte a noi il monumento ai caduti, poi sul fianco destro c'è il monumento a Monsignor Giuseppe Fai, quindi eseguiremo due cerimonie distinte. Alpini, attenti! Onore ai caduti! Posso. Bene, allora ci spostiamo di fronte al monumento a Monsignor Giuseppe Faè.
Tutti assieme, per cortesia, componiamo uno schieramento. Quindi, attenti, rendiamo gli onori a Monsignor Paen. Quindi riposo. La benedizione di Dio discenda su di voi e dal vostro esempio venga in noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Rinnovo il benvenuto a tutte le autorità convenute e a tutti i cittadini presenti. Oggi ci troviamo qui per testimoniare un valore che fa parte del DNA delle Penne Nere e di tutta la nostra gente, la solidarietà. Nel 2019 la Protezione Civile Alpina della sezione di Vittorio Veneto, con la collaborazione di quella di Conegliano, ha tenuto agli alunni di questa scuola alcune lezioni riguardanti appunto la protezione civile. Ma non solo, la curiosità dei bambini è poi andata verso le condizioni di vita dei loro coetanei in Afghanistan, in particolare riguardo alla scuola, venendo a conoscenza di un mondo completamente diverso dal nostro, grazie anche alla testimonianza di alcuni operatori che erano stati lì in missione. Questo ha molto incuriosito e impressionato gli alunni e anche le loro famiglie e ha fatto nascere in loro il desiderio di poter fare qualcosa. Arriva poi la notizia, per noi drammatica, della chiusura di questo plesso scolastico, dopo più di 60 anni di storia, che
Che fare di tutto il materiale di cancelleria che ora non potrà più essere utilizzato? Ecco quindi che si accende la fiamma della solidarietà. Donare quel materiale a chi ne può avere bisogno. Ecco che attraverso gli alpini in congedo, che hanno preso contatti con gli alpini in armi, che dovevano appunto partire per una missione in Afghanistan, è stato fatto pervenire ad Herat quel materiale. La Brigata Julia e la Multinational Land Force hanno individuato un orfanotrofio a cui destinare il materiale. Non è la prima volta che la nostra gente si impegna per un orfanotrofio. Era il sogno di Monsignor Giuseppe Faè, nostro parroco, e di sua sorella Giovanna, martire dei campi di sterminio, a cui è dedicata questa scuola. Dopo la costruzione dell'asilo nel 1942 riescono nell'intento di aprire anche un orfanotrofio per gli orfani di guerra. Un lavoro immenso fatto con grandi sacrifici che ancora oggi possiamo ammirare e che oggi funziona come scuola dell'infanzia. Tutta la comunità partecipa unita, non solo alla costruzione, ma anche al sostentamento degli orfanelli. Anche questo un esempio di solidarietà, un filo che collega quei difficili tempi di guerra ai nostri tempi. Inoltre, ci sono stati dei contatti diretti tra le due scuole attraverso la tecnologia che oggi ci permette di farlo in videoconferenza, in cui i ragazzi hanno potuto reciprocamente vedersi e instaurare un rapporto di conoscenza e di amicizia che ci auguriamo, speriamo possa continuare e svilupparsi nel tempo. Dopo questa introduzione cedo la parola al presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigna. Grazie. Buongiorno. A me l'onore e il piacere, a nome della sezione ANA di Vittorio Veneto e del gruppo Alpini Artiglieri de Montaner, di darvi il benvenuto nel nome dell'alpinità. Le ragioni del nostro essere qui le abbiamo ormai già individuate. Ringrazio in modo particolare il signor comandante della gloriosa Brigata Alpina Julia, generale Alberto Vezzoli, l'artefice, come dire, di tutto il percorso che ci ha permesso, ecco, di unire le nostre forze, ma anche i due paesi lontani, col cuore e con l'amicizia. Ringrazio il signor Sindaco che ci ospita tutti oggi, che ha condiviso con noi questo percorso fin dall'inizio, e poi benvenuto anche all'assessore regionale Caner, al maggiore comandante della compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto, e poi per quanto riguarda il cenno proprio all'alpinità, abbiamo capito che l'iniziativa è nata dall'azione proficua, direi, dall'aspetto, ecco, che unisce l'attività della nostra protezione civile con il mondo della scuola, quindi ringrazio anche chi rappresenta la scuola, dirigente scolastico. E quindi a nome di tutti abbiamo con noi Andrea Dabroi, che è il nuovo coordinatore nazionale della protezione civile dell'ANA e che accompagna, non ultimo, ma proprio perché siamo in casa agli alpini, il nostro capo della grande famiglia alpina, il presidente nazionale Sebastiano Favero. Le ragioni quindi sono pregne di significato. Quassù a Montaner, terra, come dicevo, di alpini, di artiglieri, in comune di Sarmede, terra di arte, di storia, di cultura. Dal Poggio qua in cima, spiace oggi, non si vede, ma si apre la pianura verso il mare, verso il mondo, ed è proprio nel mondo che sono nate le relazioni, come dire, interpersonali e anche le relazioni umanitarie che ci hanno permesso di convenire qua oggi. Quindi grazie, grazie a tutti, e questa cerimonia resterà sicuramente, ecco, come ricordo nella storia. Mi spiace che le norme vigenti non hanno consentito la presenza qua fisica dei ragazzi, degli alunni, ma li andremo a trovare subito dopo per un breve incontro. Grazie e buona giornata. Grazie. In
invito il sindaco di Sarmede, la ripeto, per il saluto. Intanto buongiorno a tutti. Io porgo un cordiale e sincero benvenuto a nome mio personale, di tutta l'amministrazione comunale, della comunità intera, a tutte voi autorità civili, militari, istituzionali e a tutti i miei concittadini qui presenti. Oggi qui con noi dovevano esserci i protagonisti di quanto si va a celebrare. Tuttavia, i rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid, che interessano anche il mondo della scuola, lo impediscono. Le mura di questo edificio scolastico, intitolato a Giovanna Faè, raccontano la crescita, la formazione, l'istruzione e i sogni di diverse generazioni di cittadini del nostro paese. Rappresenta il simbolo di una comunità coesa che si è sempre fatta vicina ai deboli e ha fermamente creduto in un futuro migliore per i propri figli, realizzato su pilastri solidi come cultura, istruzione e senso civico. Nel 2019 ha dovuto purtroppo chiudere i suoi battenti per un calo di alunni che di anno in anno andava a sommarsi, rendendo insostenibile il proseguimento delle attività scolastiche. Oggi questo edificio è interamente dedicato all'attività extrascolastica di doposcuola. Da quella circostanza, tanto piena di sofferenza e dolore, tuttavia, i nostri bambini, accompagnati per mano dagli insegnanti e dalle famiglie, sono riusciti a costruire con amore un momento di dono, di gioia e di speranza. Donando il materiale didattico, inclusi anche 10 computer, a coetanei più sfortunati di loro, sono stati capaci in modo del tutto naturale di instaurare un ponte di relazioni umane che forse sino a quel momento erano inimmaginabili nelle loro menti, dimostrando così altruismo e condivisione di ciò che la vita riserva in bene e in male a ognuno di noi. Mi ricordo che proprio uno di quegli alunni mi disse: «Sai Larry, nessuno di noi può scegliere purtroppo dove nascere», e io condivido in pieno questa affermazione. Di tutto ciò devo ringraziare in particolar modo i signori Alfonso Manfredi e Giovanni Salvador, perché grazie proprio a loro e ai racconti durante le attività informative di protezione civile presso questa scuola sono riusciti a descrivere in modo semplice quanto coinvolgente le condizioni di vita dei bambini a Herat. La donazione ha trovato il suo esito positivo servendosi della base logistica e burocratica della Multinational Land Force su base Brigata Alpina Giulia, che ha consegnato i materiali all'orfanotrofio statale maschile e femminile di Herat. Per questo io ringrazio il generale comandante, il signor Alberto Vezzoli, e il maggiore Michelangelo Saglimbene, che ha seguito in prima persona le operazioni e che ha anche moderato la videoconferenza che nel mese di novembre 2020 si è tenuto tra i bambini dei due paesi. L'Italia è da sempre una nazione impegnata nell'aiuto e nel sostegno della popolazione civile e delle loro istituzioni, e in modo particolare è vicina alle fasce più deboli, indifese ed esposte alla povertà. Per questa ragione colgo l'occasione in questo frangente per ringraziare sinceramente le nostre forze armate, l'esercito, per l'encomiabile lavoro svolto in vari paesi del mondo, teatri di conflitti interni anche molto aspri. Rappresentate il meglio del nostro paese, sia in termini di professionalità, ma al contempo anche di solidarietà e umanità. Siete un esempio per tutti noi. Un pensiero particolare di riconoscenza e gratitudine
lo rivolgo a quanti di voi, a quanti di loro hanno sacrificato la vita per la pace, per la libertà, per il rispetto della dignità della persona, esprimendo allo stesso tempo un sentimento di vicinanza da parte di questa comunità al dolore dei cari e delle loro famiglie. Seppur in un momento tragico della storia umana come quello che stiamo attraversando oramai da 15 mesi, legato alla pandemia, nel quale sono emerse tutte le nostre fragilità e sono state messe in discussione tutte le nostre certezze, nell'agosto del 2020, pregiatissimo generale, siete riusciti a consegnare tutto il materiale raccolto, inclusi i generi di prima necessità, e di questo ve ne sono veramente grato, a nome mio e della comunità che rappresento. Per questa ragione, oggi, oltre che essere qui per ricevere i ringraziamenti rivolti ai nostri bambini, ai nostri alunni, alle loro famiglie, alle insegnanti, sono qui per dirvi grazie per quanto fate ogni giorno in silenzio, con passione e abnegazione. Lavoreremo affinché questo legame si consolidi e si rafforzi nel tempo, dando l'opportunità a ciascuno di noi di dare il proprio contributo al miglioramento della vita di chi è più sfortunato, rendendoci cittadini attivi e partecipativi. Io dico grazie ai bambini, grazie alle maestre che sono anche qui presenti, grazie a tutti voi, cari amici alpini e volontari della Protezione Civile. Mi congedo da questo momento facendo una promessa e assumendomi un impegno, che è quello in prima persona di far sì che questo periodo di restrizioni ci porti a rivivere una giornata di fronte a questo edificio insieme a tutti i nostri bambini, alle loro famiglie e alla comunità stretta attorno a loro. Grazie per la vostra presenza, grazie ancora generale. Grazie, signor Sindaco. A nome della scuola, della dirigenza scolastica, invito la professoressa Tiziana Andrea Libera per un saluto. Purtroppo i bambini non possono essere presenti, quindi ci dispiace, e ringrazio anche le maestre presenti. Buongiorno a tutti. Porto a tutti voi il saluto del dirigente scolastico che stamattina non ha potuto essere presente. Commossa, mi unisco a tutti i ringraziamenti che ho sentito finora e sono qui con le maestre che hanno accompagnato i bambini in questa bellissima azione che poi ha avuto dei seguiti altrettanto belli. Ero collegata con voi alla videoconferenza e proprio devo ringraziare il preside di avermi dato questa occasione perché è stata un'esperienza stupenda anche per me. Il preside l'aveva ricordata anche al collegio docenti e l'ha riportata anche al consiglio d'istituto perché è stata veramente significativa. Queste esperienze concrete sono la vera scuola per i nostri ragazzi. Insegnare la solidarietà in modo concreto è importantissimo. E quindi anche in seguito, se ci sono altre occasioni, noi siamo sempre molto disponibili per portare avanti tutto quello che può educare i nostri giovani, il nostro futuro, a rendere un mondo migliore. E poi alla fine questo è lo scopo di tutto il nostro, di tutte le nostre azioni educative. Ecco, non aggiungo altro perché mi commuove essere qua stamattina veramente. Un grazie enorme da parte di tutti, da parte dei bambini che non sono qui ma sono i protagonisti della giornata, da parte delle insegnanti, mie colleghe, e come vi ho detto prima, direi anche da parte della componente genitori, visto che il dirigente aveva comunque reso partecipi anche i collegi e i consigli d'istituto, quindi da parte di tutta la comunità nostra educante, un grande grazie. Invito per il saluto il generale comandante della Brigata Alpina Iulia,
Alberto Vezzoli. Grazie. Buongiorno a tutti, autorità, assessore, Sebastiano, signor sindaco, tutti quanti voi qua presenti. Mi avete ringraziato prima dicendo che sono stato l'artefice di questa donazione. Io sono solo l'ultimo tassello. Gli artefici di questa donazione sono i bambini e la scuola, perché loro hanno avuto l'idea. Tutto segue. L'importante è avere idee e cercare di mantenere lo spirito di solidarietà. Io sono stato solo l'esecutore finale, peraltro neanche io, perché sicuramente tutto il materiale è stato poi gestito da tutta la nostra organizzazione. Io vi ringrazio perché ho sentito delle parole molto belle che incarnano lo spirito alpino, delle parole semplici. La bellezza degli atti importanti sta nella semplicità delle parole. Abbiamo sentito parole come silenzio. Pensate all'importanza di questa parola. Verrebbe quasi da stare un attimo zitti. L'abbiamo sentito anche prima, il silenzio. Penso alla parola silenzio, penso alla parola solidarietà. Penso a tante cose che Sebastiano Favero va dicendo in giro da tempo. Ed è il perfetto spirito alpino. Spero di citare bene Sebastiano. Lo spirito alpino sta proprio nel donare, nel donarsi, senza chiedere nulla in cambio. Ritengo di aver interpretato bene il messaggio che tu sempre porti in giro, ovunque. Ebbene, questo voi lo avete incarnato, la scuola, i bambini, la comunità di Sarmede, lo ha incarnato nella sua quinta essenza. Quindi, chi poi realizza, non può realizzare niente se non c'è lo spirito di solidarietà, e soprattutto se non ci sono le idee. Quindi io a questi bambini, a questi ragazzi, a tutte le altre persone, faccio solo un augurio, quello di avere sempre tante nuove idee per poter realizzare in semplicità, in silenzio, tante cose, in modo tale che si possa manifestare la solidarietà. Grazie a tutti, è stato per me veramente un onore quando ci siamo collegati, quando abbiamo visto quella videoteleconferenza, e mi ricordo ancora di un bambino di Sarmede che fece una domanda al termine della videoconferenza e mi chiese: ma comandante, di che cosa hanno bisogno questi ragazzi? E beh, pensate un attimo a questa frase detta da un bambino delle scuole elementari. E questo bambino ha già capito tutto della vita. Sono contento per lui, sono contento per i genitori, sono contento per l'istituto scolastico. Con questo spirito si può veramente affrontare la vita di tutti i giorni. Grazie a voi tutti, grazie mille. Grazie. Invito l'assessore regionale Federico Caner per il saluto, grazie, in rappresentanza del Presidente della Regione Veneto. Grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Io desidero portare i saluti del Presidente Zaia, poi pochi minuti fa abbiamo appena finito una giunta regionale, quindi lui mi ha pregato di portare i suoi saluti personali, quelli della giunta e quindi dell'intera regione, al sindaco, che ringrazio, scusate, mi tolgo gli occhiali perché si appannano, ringrazio il sindaco, il generale, il maggiore anche perché ho capito, e tutta l'organizzazione perché ho capito che dietro ci sta un lavoro importante, ma soprattutto, come diceva giustamente il generale, i ragazzi, i bambini e le maestre per questa grande idea che hanno avuto. Io penso che stiamo vivendo un periodo difficile per la nostra società che è cominciato l'anno scorso. Ora finalmente intravediamo forse la luce in fondo al tunnel, però è un periodo che ci ha fatto capire cosa significa l'importanza delle relazioni umane. E quindi il fatto che anche questi bambini e le loro maestre abbiano pensato a questo gesto di solidarietà, penso che sia un orgoglio importante per tutta la nostra comunità. E qui lo dico in particolare guardando proprio gli alpini, non solo gli alpini in armi per il lavoro che fanno costantemente nelle loro missioni, ma anche gli alpini che sono qui presenti tra di noi, gli alpini di Vittorio, di Montaner, ma con loro tutti gli alpini
presenti nel nostro territorio, non solo veneto ma italiano, soprattutto coloro che si spendono nella protezione civile, che per noi è un braccio operativo fondamentale. Lo abbiamo visto nelle ultime situazioni di emergenza che abbiamo avuto, anche climatica, dove molto spesso abbiamo avuto bisogno della protezione civile per intervenire. Lo abbiamo visto proprio sulla gestione anche della pandemia, quando nei momenti di difficoltà, grazie a questa organizzazione, la protezione civile ci ha aiutato. E permettetemi di ringraziare gli alpini anche tramite o attraverso il generale Figliuolo per il lavoro che sta facendo proprio per l'organizzazione della distribuzione dei vaccini. Abbiamo visto un grande passo avanti dal punto di vista organizzativo grazie a questa mentalità, che è la mentalità, come sentivo prima, del dare prima di ricevere, ed è una cosa che noi dobbiamo comunicare a tutti, ed è bello che arrivino proprio dai bambini questi messaggi, perché questa è una società che purtroppo io francamente lo vedo, ma anche tu sindaco penso che lo veda quando fai amministrazione, tutti pensano sempre a ricevere qualcosa ma mai a dare, ed è il cancro di questa società, e quindi lo possiamo guarire solo lavorando dai più piccoli, dai bambini, in una nuova cultura, una cultura della solidarietà vera, non fasulla, e che ci aiuti proprio a passare questo messaggio qua, perché grazie forse alla pandemia, perché non tutto il male viene per nuocere, si è forse anche capito cosa sono determinati valori umani che dobbiamo continuare a sviluppare. Forse era una società che stava correndo troppo e su valori anche sbagliati, e ogni tanto probabilmente tirare il freno a mano non sempre è sbagliato. So che dico una cosa difficile perché l'economia ha sofferto tanto, e lo dico da assessore al turismo e all'agricoltura, che in questi 2 anni abbiamo visto intere famiglie in ginocchio, in difficoltà, proprio perché magari facevano fatica a portare la pagnotta sopra la tavola. Però, ripeto, ogni tanto tirare il freno a mano e capire un po' quali sono i veri valori della vita aiuta. E quindi grazie ancora alle famiglie, ai genitori anche di questi bambini, ai bambini, alle maestre, a tutti gli alpini e a tutti coloro che hanno avuto questa bellissima idea, a cominciare anche dall'amministrazione comunale e ovviamente a tutto il settore delle forze armate. Grazie e buona giornata a tutti. Invito il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, per il saluto. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto a tutti voi che siete qui venuti, un saluto particolare alle autorità, al comandante, all'assessore, al presidente della sezione, al signor sindaco, ai rappresentanti della scuola, ai miei alpini che sono qui oggi in forza, vedo. Per ribadire un principio importante e farlo con quel segno di concretezza di cui noi siamo capaci sempre. Il principio lo ha detto bene, l'hai detto bene Alberto tu prima, è quel principio di disponibilità, di saper rispondere presente senza se e senza ma, ogni qualvolta siamo chiamati a dare un segno concreto, ripeto, concreto. E allora anche qui, caro sindaco, anche qui, in questa occasione, il segno è partito da quegli incontri che ho capito si sono fatti, che i bambini l'hanno capito subito e l'hanno trasformato in qualcosa di importante. E l'hanno concretizzato, donando a bambini che avevano bisogno il segno della loro solidarietà e soprattutto della loro amicizia. Perché le due cose non possono andare disgiunte. Per noi, vedete, come alpini, solidarietà non è solo dare in modo del tutto anonimo, no, no.
e dare in modo, come dicevo prima, concreto, dare con il segno e dall'altro lato portare condivisione e amicizia. Perché questi sono i modi con cui noi possiamo pensare di guardare ai nostri giovani e di costruire, ha detto bene l'assessore, un tempo e una mentalità migliore di quella di oggi. Oggi c'è troppa fretta, in effetti, ma c'è anche la corsa a dei valori che non sono nostri, che sono sbagliati, lasciatemelo dire. Dobbiamo tornare ai nostri valori. E no, io non ho paura di chiamarli col loro nome, dalla famiglia alla patria, che sono cardini di una vita e di una storia, come dice la nostra preghiera, della nostra millenaria civiltà cristiana. E non vuol dire non accogliere gli altri, vuol dire saperli accogliere nel modo giusto, così come hanno dimostrato questi bambini qui. Allora chiudo con un grazie, che può sembrare un po' fuori posto, ma io lo dico con forza. Un grazie alle nostre forze armate, che sono il segno concreto, e vorrei che tutti i nostri politici lo capissero, e magari tanti di quelli che fanno spot in giro per niente, perché sono il segno della possibilità di un futuro che si può ancora ricostruire. Ed è quel segno che noi dovremmo riprendere. E quando come associazione chiediamo ancora un ritorno a un servizio obbligatorio per i nostri giovani, sta in questa direzione. E dobbiamo avere il coraggio di dirlo anche qui oggi e, se possibile, di concretizzarlo. Grazie a tutti. Grazie. Gli interventi sono terminati, quindi possiamo passare allo scambio. Allora, signori, questa è la targa che hanno voluto preparare i bambini e anche le autorità di Herat, i bambini dell'orfanotrofio, per ringraziare i ragazzi, gli studenti di questa scuola. Un piccolo gesto che ha significato veramente tanto per loro. Grazie, io ora lo consegno al sindaco e ora non so dove troverete posto per metterlo. Grazie. Grazie, grazie veramente. Ecco da parte. Allora, noi alla Brigata Pina Giulia, attraverso il suo comandante, a cui rinnovo il mio grazie, a nome del Comune di Sarmede, dell'Istituto Compressivo di Cappella Maggiore e dell'ANA, in particolare dell'Unità di Protezione Civile, lasciamo questo ricordo, questo presente, consegnare a lei, signor comandante, per suggellare così quella e rinnovare quell'amicizia che ci unisce e che sicuramente durerà nel tempo. Ecco. Grazie.